Piove in corso Fogazzaro, piove ma qualcosa scalda l'aria. È il cuore, l'affetto dei nostri telespettatori, dei vicentini, dei commercianti che ci hanno chiamato per una festa a sorpresa. Ecco qua il simbolo di Rete Veneta, un pane con la forma del nostro logo. E allora, schiocco di dita, mettiamo subito un po' di musica. Quale? Beh, è tempo di Natale, ci vuole qualcosa in sintonia con queste feste. Ma sì, lo avete riconosciuto? È Alessandro Mocellin, dell'Accademia della Buona Creanza, docente di lingua veneta e tenore. Ascoltiamolo. Guardando fora sul giardino. È un suo regalo a Rete Veneta. Ci ha mandato questo classico, White Christmas, cantato in veneto. Bene, ora c'è tutto. Possiamo goderci la festa che ci hanno preparato i nostri amici di Corso Fogazzaro, a cui durante l'anno abbiamo dato voce, senza ideologie, affiancandoli semplicemente nelle loro istanze. A cominciare dall'introduzione delle fasce orarie per la ZTL, un traguardo raggiunto insieme. Oggi questo pane è il simbolo della comunità sempre più grande dei nostri telespettatori. Sì, questa è una donazione di noi commercianti per Rete Veneta per un anno che abbiamo lavorato insieme con gli obiettivi raggiunti. Ringrazio Rete Veneta e tutti i collaboratori e anche la Giunta, il Comune e il Sindaco. Grazie a Rete Veneta. Un brindisi a Rete Veneta per l'impegno che ha dimostrato nei nostri confronti. Auguroni a Rete Veneta. Grazie di tutto e un grazie particolare a Rete Veneta per l'impegno che ha messo nel rendere note le nostre vicissitudini. Auguri. Volevo fare gli auguri a Rete Veneta e a tutti coloro che le seguono perché è una bellissima rete. Complimenti a Rete Veneta per questa bella sinergia che è riuscita a creare col tessuto commerciale di Corso Fogazzaro, testimoniata da questo graditissimo dono, penso, ma anche per tutti gli spunti e le riflessioni che ci suggerisce durante l'anno. Grazie per questo atto di stima, grazie per questo atto di amicizia nei confronti di Rete Veneta, ci avete commosso. La vostra fiducia, la fiducia dei cittadini, dei commercianti, dei nostri telespettatori per noi è un traguardo, ma è soprattutto un punto di ripartenza con voi, insieme a voi. Quindi la vostra amicizia per noi veramente è una grande vittoria. Pollice in su, anzi calice in su, grazie.